Penultima tappa del Giro d'Italia, terza cronometro, e allora siamo qui tra nei box, tra i paddock delle varie squadre. Andiamo a scoprire delle particolarità tecniche montate sulle bici, sulle specialissime dei campioni, ricordando che la crono di oggi si disputerà con due bici sostanzialmente, nel senso che tutti i corridori utilizzeranno due bici. La prima bici da crono tradizionale per il primo tratto di pianure, i primi circa 10 km, e poi invece bici tradizionale da salita per l'ultimo tratto. Andiamo a vedere un po' di particolarità. La scelta per la maggior parte dei corridori del gruppo quest'oggi: lenticolare al posteriore e invece ruota tradizionale all'anteriore, ovviamente con freni a disco. Sulle Cube da crono della team Intermarché, estensioni della Deda rigorosamente in carbonio. L'inconfondibile livrea della bici da crono di Benili, ovviamente con i colori irlandesi. Sulla bici di Almeida e su tutte le Colnago del team Y Emirates, la sella è una Prologo Dimension 3 in questo caso. Ruote a tre razzi, ovviamente in carbonio, della Carbon Works per il team Ineos, quindi sulle Pinarello Bolide di Thomas e dei suoi compagni questa particolarità. Guarnitura e gruppo SRAM sulle Cervelo di Roglic e compagni della Jumbo Visma. Per Cavendish, Moscone e compagni del team Astana sulle loro Villiers Triestina, tubeless della Vittoria, tubeless Vittoria Corsa. Ruote a quattro razze sulle Giants del team Jaico Alula sulle ruote anteriori, posteriori sempre fornite dalla Cadex, ruota lenticolare. Dischi differenziati sulle BMC del team Je Desert, all'anteriore 160, al posteriore invece disco da 140. Un tocco d'Italia sulle selle delle Factor del team Israel Premier Tech, le selle sono fornite dalla Selle Italia. Sulle bici Canyon Speedmax CFR del team Movistar, porta borraccia e borraccia della Elite Super Aerodinamici. Manubrio Vision, Metron ed estensioni, chiaramente Vision sempre in carbonio per tutti i ragazzi del team EF su tutte le bici Canyon. Componentistica della Shimano su tutte le bianchi del team Arkea.